titolo della serata e ricordando alcuni service degli anni passati, si è prestato al coordinamento eccellente il nostro socio Paolo Giaretta con una ottima squadra che sentiremo nei prossimi minuti. E però è anche molto importante ricordare che c'è stato e c'è in generale sempre l'intervento del presidente della commissione archivio, Maristella Agosti, alla quale cedo immediatamente la parola. Grazie Maristella. Grazie al presidente Roboante, la presidente no, della commissione archivio. Allora, buonasera a tutti, è molto bello ritrovarsi. È molto bello ritrovarsi, grazie dell'indicazione. È quasi emozionante ritrovarsi. Bene. Allora, la commissione archivio. La commissione archivio è stata istituita grazie all'idea del presidente Cozzi e del incoming president adesso Petrin la scorsa primavera, perché ci si è resi conto che dopo un lavoro che era stato fatto in maniera estremamente accurata nella raccolta dei documenti del club, grazie a Antonio Righetti in particolare, a Visentin e a Carcerieri, la raccolta dei documenti, probabilmente anche perché si era passati a una generazione naturale dei documenti in formato digitale, non era più stata curata sufficientemente. E quindi il club non aveva più effettivamente un archivio organizzato e strutturato. La commissione è stata istituita, abbiamo pensato a qualche collega che fosse disponibile e ci desse una mano, no? Per portare avanti questo lavoro. La commissione è costituita da Franco Bombi, che credo oggi si scusi di non essere presente, forse non si è ricordato di dirlo, ce l'ha detto ieri per motivi di famiglia, Paolo Giaretta e la Francesca Righetti, che crea anche una continuità con una delle persone più valide in questo settore, che era Antonio. E quindi ci fa piacere anche che la Francesca abbia ricordato questo. Sarò brevissima, perché ho cominciato che ho l'impressione di non smette più. Sarò brevissima. Ecco, quando si parla di archivi in Italia si pensa sempre a una cosa molto fumosa, perché questi si sono pensati di mettere a posto l'archivio, che cosa ci serve. Allora io desideravo solo fare una considerazione con voi. Tutti voi siete persone molto impegnate nella vita di tutti i giorni, fate progetti continuamente e dite magari domani devo fare la riunione di lavoro, domani devo andare a trovare una persona cara, a luglio ho prenotato qualche giorno di vacanza, il club a giugno fa la gita in Sicilia, ma se ci pensate questo esiste solo nella nostra mente, perché il futuro non esiste ancora. Il futuro si deve costruire, lo costruiremo man mano da domani, da adesso in poi, e quindi è una nostra proiezione il futuro. E come la facciamo questa proiezione? Come riusciamo a farla? La possiamo fare grazie all'esperienza che abbiamo accumulato, sia cosa abbiamo studiato, cosa abbiamo insegnato a casa, oralmente, magari le tradizioni familiari, le ricette che sono state tramandate anche oralmente o sperimentalmente, e tutti i documenti. E quindi senza documentazione noi non avremmo conoscenza, non avremmo la capacità di proiettarci nel futuro, perché grazie alla documentazione leggiamo cosa hanno fatto prima di noi, possiamo capire se sono stati fatti degli errori, come possono essere migliorate le cose, o le contestualizziamo rispetto al passato, le aggiorniamo rispetto al presente e al futuro che desideriamo immaginare. Senza la documentazione il club non ha questo patrimonio a disposizione di tutti noi. Ad esempio, quando io ho cominciato l'annata e dopo ho fatto il presidente, se avessi avuto a disposizione l'archivio strutturato, probabilmente
mi sarebbe stato estremamente utile leggere tutte le relazioni che i presidenti avevano scritto all'inizio dell'annata, col programma dell'annata, con le loro speranze di far lavorare nei service, il club, eccetera. E per questa ragione noi riteniamo che sia importante avere tutta la documentazione organizzata in formato digitale, nella gran parte adesso, l'antica la terremo sia scannerizzata, scansionata, come sarebbe meglio dire, sia in maniera cartacea, ma se vogliamo anche continuare a svolgere un ruolo importante all'interno della nostra società e del nostro territorio all'interno del quale noi operiamo, è fondamentale anche conoscere bene il passato del club, riflettere sul passato del club e usarlo come spinta per il futuro. Quindi cercheremo di fare in modo di raccogliere tutto in maniera sistematica, chiederemo la vostra collaborazione per avere dei curriculum ad esempio aggiornati, delle informazioni aggiuntive, delle vostre fotografie personali, qualche vostro ricordo, in maniera tale da avere poi tutta la documentazione strutturata. Man mano ogni tanto vi chiederemo collaborazione. Mi auguro e ci auguriamo noi che facciamo parte della commissione che ci vogliate dare la vostra collaborazione perché ritenete che sia una cosa importante per il club, utile e per farlo crescere ancora e portare avanti anche dei service così belli come quelli che vedremo ricordati stasera. E grazie in anticipo per la collaborazione. Grazie. Allora, il presidente ha avuto questa bella idea col suo direttivo di dare un po' di solennità a questo anniversario e è una serata che io coordino, ma poi i service, tra i tantissimi fatti scelti dal presidente e dal direttivo, sono stati scelti alcuni nel corso degli anni che vengono poi raccontati da alcuni soci. Questa foto è l'unica disponibile della serata inaugurale del nostro Rotary. Il compleanno vero sarebbe il 7 marzo del 1949, che è la data del riconoscimento da parte del Rotary International. Ma questo pranzo avviene l'11 gennaio alle ore 13. In una bellissima sala che non esiste più, è la sala Laurenti che aveva una magnifica decorazione Liberty dell'Hotel Storione, abbattuto come più anziani ricordano per fare la sede della allora Banca Antoniana sull'attuale Liston. E qui possiamo vedere che le personalità più importanti di allora erano presenti: il presidente Galeno Ceccarelli, primo presidente del club, il sindaco Crescente, che era sindaco ma anche socio fondatore del club, il prefetto e il presidente della Camera di Commercio, Ettore Damolì. Era una Padova che aveva ancora i segni delle drammatiche distruzioni della guerra. Nel gennaio del 49 viene riaperto l'asilo del Carmine, che erano i più importanti della città, dopo i bombardamenti che lo avevano distrutto nel febbraio del 44. E viene reinaugurata la borsa merci della Camera di Commercio, che pure era stata gravemente danneggiata dai bombardamenti. È un momento festoso, quindi, questa inaugurazione del club. La stampa cittadina dà molto rilievo, caro Presidente, dice uno dei quotidiani padovani, allo champagne. Diciamo che insomma noi ci accontentiamo di meno. Allo champagne il professor Ceccarelli, in forma felicissima, ha esaltato la superiore ideologia che accomuna tutti gli uomini di buona volontà per percorrere la via del progresso e della più completa solidarietà. E così parte la storia del nostro club, parte con i primi service. Il primo anno il direttivo di allora decide di fare due service: uno, sostenere la donazione del sangue, questa poi sarà una continuità in tanti anni ancora di service successivi,
E il secondo più impegnativo è acquistare uno degli aerei che avevano volato su Vienna, guidato dal immaginifico Gabriele D'Annunzio. Il 9 agosto del 1918 una squadriglia di 8 apparecchi parte dall'aviosuperficie di San Pelagio, e attualmente c'è un bellissimo, oltre al castello, un bellissimo museo dell'aria. Sono 8 apparecchi, compiono un volo di oltre un migliaio di chilometri, di cui 800 in territorio nemico, e quindi un'impresa abbastanza impegnativa su questi aeroplanini che si chiamavano SVA, la sigla, perché era l'acronimo dei due progettisti, uno si chiamava Savoia, un altro Verduzzo, e là era la dell'Ansaldo, che era una ditta poi che ha continuato a costruire aerei anche molto più avanti. E questo volo è un volo di pace, vengono distribuiti migliaia e migliaia di volantini, dove ho messo la... Eccolo qua, migliaia e migliaia di volantini tricolori con l'immaginifica prosa di D'Annunzio: il rombo della giovane ala italiana non somiglia a quella del bronzo funebre, la lieta audacia sospende tra Santo Stefano e il Grabe una sentenza non revocabile, o viennesi, viva l'Italia. Fu una azione che ebbe una molto risonanza. Evidentemente il club, in un momento che si usciva da una guerra che avevamo persa, pensa un po' di ricordare invece la guerra che avevamo vinto con questa impresa così, così significativa, e decidono di promuovere una sottoscrizione per l'acquisto di uno degli aerei che avevano volato su Vienna. Questo aereo era comandato dal tenente Giordano Bruno Granzarolo, era ospitato al castello Sforzesco di Milano, viene portato a Padova, viene esposto in fiera e viene promossa questa sottoscrizione che il club apre con un versamento di 100.000 lire. Non è che fosse moltissimo, perché sono circa 2.000 euro di adesso, ma il periodo era difficile. Questa sottoscrizione purtroppo non ha un esito positivo, perché alla fine questo aereo non si riesce ad acquistarlo, e però la buona volontà ce l'avevamo messa, e mi sono chiesto dove è andato a finire questo aereo, visto che non è stato tenuto a Padova. Sarebbe stato una cosa molto positiva ricordare, ecco, adesso al Museo dell'Aria di Due Carrare ci sarebbe stato bene. E allora ho fatto un po' di ricerche, questo aereo però esiste ancora, è al Museo dell'Aeronautica di Vigna di Valle sul lago di Bracciano, e c'è proprio l'aereo del tenente Granzarolo. Di tutti gli aerei di quella pattuglia ne è rimasto un altro solo, che era l'aereo che D'Annunzio teneva al Vittoriale e che attualmente è al Museo Caproni di Trento. Quindi se volete fare una gita vedete l'episodio di questo aereo, ecco. E qui il service, diciamo, di esordio non è stato felicissimo, ma si era individuato una bella iniziativa, e chiosa finale su questo service: diciamo che è singolare che questo episodio ha coinvolto degli aviatori di cui alcuni hanno avuto veramente una fine sfortunata, perché posso ricordare Gino Allegri, cui abbiamo intitolato il nostro aeroporto, e l'aeroporto è stato intitolato proprio perché era uno dei piloti sul volo di Vienna, e lui sfortunatamente perde la vita in un atterraggio proprio a San Pelagio. Aveva una bomba innescata e
diciamo, nell'atterraggio questa bomba scoppia e viene dilaniato in modo tragico. Un secondo pilota, che era il pilota che aveva guidato l'aereo su cui stava D'Annunzio, e si chiamava Natale Palli, muore in un tentativo di un volo senza scalo Padova-Parigi, e sulle Alpi cade e perde la vita. Il terzo è una personalità che aveva assunto un'importanza, Aldo Finzi, diventa parlamentare col Partito Nazionale Fascista, è sottosegretario nel periodo in cui c'è sottosegretario agli interni nel periodo in cui c'è l'assassinio di Matteotti, e Mussolini, diciamo, per cercare di deviare un po' le responsabilità, fa dimettere i due sottosegretari agli interni. E lui quindi va in disgrazia, dopo rientra nell'attività dell'aeronautica, ma è fortemente contrario all'alleanza con i tedeschi, il famoso patto d'acciaio, quindi viene di nuovo emarginato, poi viene mandato in confino, infine viene arrestato ed è uno tra i fucilati delle fosse ardeatine. Quindi pensate questa nostra storia, no, come si congiunge anche con grandi fatti, diciamo, della storia nazionale. Il secondo service, questo invece molto importante, riguarda la tragedia dell'alluvione del Polesine. I più anziani, i miei coetanei, cioè, se lo ricordano, perché eravamo bambini e certamente siamo stati tutti colpiti da una tragedia di immane proporzioni. Nel 14 novembre del 51 il Po rompe gli argini in tre brecce tra comuni di Canaro e di Occhiobello, e c'è un allagamento, pensate, che riguarda 2/3 della provincia di Rovigo, quindi un'estensione enorme. L'alluvione inizia il 14, fino al 25 novembre ci sono grandi timori che la stessa città di Rovigo potesse andare totalmente sotto acqua, ed è un'alluvione tragica nella nostra storia. Ci sono 101 morti, di cui 85 su un camion che viene travolto dall'alluvione mentre stava portando appunto gli sfollati, tentativo di sicurezza, e ci sono 180.000 sfollati, di cui 80.000 non ritornano. Quindi la provincia di Rovigo ha un colpo economico gravissimo. È un'alluvione che coinvolge fortemente la comunità nazionale, tutti i grandi quotidiani hanno gli inviati speciali, da Buzzati a Montanelli, quindi con grande rilievo sulla stampa, e una grande, quindi, solidarietà che si sviluppa nel paese, un paese ancora povero per la guerra, ma sente questo bisogno di una generosità. Vi leggo dal diario di Rumor. Rumor era sottosegretario all'agricoltura e viene incaricato da De Gasperi di seguire tutte le operazioni. Non c'era allora la protezione civile, naturalmente era. E nel diario lui ricorda: mi attaccai al telefono, parlai con i ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della difesa, con i comandi militari di Germania ed Austria, per chiedere un massiccio intervento. Di tutto, camion, viveri, coperte, generi di pronto soccorso, tende, vestiario, latte per i bambini, ambulanze per gli ammalati. E quindi c'è una grande, diciamo, spinta di solidarietà, a cui anche il Rotary naturalmente non si sottrae. Ecco, questa è un'immagine, insomma, degli sfollati, la trovo interessante perché vedete le povere masserizie, diciamo, di questa famiglia. C'è la macchina da cucire, probabilmente, no, si cucivano i vestiti, la cucina economica, un po' di materassi, il carro agricolo, le biciclette. Questo era quello che c'era di questa popolazione già povera e impoverita. Ecco, il Rotary interviene, guardate, nel solo comune di Padova 12.000 profughi vengono assistiti, 6.000 pasti giornalieri,
40.000 capi di vestiario. Il Rotary fa una cosa secondo me molto interessante, interviene nell'immediato acquistando 245 coperte da distribuire agli sfollati, poi pensa però già alla ricostruzione e dà un contributo per la ricostruzione di due scuole, l'asilo di Polesella e la scuola di Papozze, sempre in provincia di Rovigo, e questa è la ricostruzione, vedete questa parte, la parte nuova che era crollata, della scuola. Foto anche qui perché vedete che eravamo già in periodo elettorale, quindi ci sono i simboli della Democrazia Cristiana, i simboli del Partito Comunista e quindi c'era già la propaganda elettorale in atto. Questi sono i due primi service della nostra attività rotariana. Poi facciamo un salto nel tempo e passiamo ad un altro importante service, questo degli anni 80, che è il restauro della Sala Rossini al Pedrocco, e qui ce ne parla il nostro socio Giorgio Galeazzo. Buonasera. Paolo mi ha dato questa incombenza e ho detto va bene, lo faccio volentieri, anche se ovviamente nell'anno 1980-81 non solo non ero socio, ma mi stavo, probabilmente era l'anno della mia laurea, 1980, quindi sono passato un po' di tempo. Ecco, comunque in questo service si incanala nella situazione dei service di interventi della tutela sui beni culturali, è uno dei tanti temi che è stato toccato poi dal club. Vi sono stati, questo è un aspetto abbastanza singolare perché è frutto anche un po' di mecenatismo, in quanto questa service durante l'anno di Dino Cottoni per il Rotary offre questo contributo per il restauro della Sala Rossini del Predrocchi. Stanzia ben 100 milioni dell'epoca, per cui direi che era una cosa piuttosto elevata, ed è frutto di una donazione fatta da Gino Koffler, che era una dei soci del nostro Rotary. Lui fece questa donazione nel ricordo del fratello Guido, che è stato assessore, mi pare che mi sia detto Paolo, del Partito Liberale nella giunta crescente negli anni 49-50. Ecco, due parole per dire che conoscete tutti il Pedrocchi, sapete che lo stabilimento Pedrocchi, che si chiama proprio così, stabilimento Pedrocchi, è un'opera di Giuseppe Iappelli, è stata inaugurata nel 1842. L'opera è stata fortemente voluta da Antonio Pedrocchi, che era un caffettiere, esponente di quella nascente borghesia diciamo illuminata che portava avanti in quell'epoca moltissime di queste operazioni anche a livello di comune, di conoscenza. Il Pedrocchi diventa subito un importante centro democratico della società civile, perché voi sapete che non solo aveva il caffè, questo luogo di incontri, ma portava per esempio anche la borsa in quell'epoca. E Antonio Pedrocchi muore nel 1852, lo stesso anno in cui muore Iappelli peraltro, e aveva adottato Domenico Cappellato, che era figlio di un suo garzone, perché voleva portare avanti poi tutta una serie di iniziative che lui aveva individuato. Era una persona di sua grande fiducia. E Domenico Cappellato Pedrocchi porta avanti ancora la situazione di proprietà, lui muore nel 1891 e qui fece questa donazione famosissima nel suo testamento, perché dice lo dona ai cittadini padovani, i suoi concittadini rappresentati dal comune di Padova. Questa donazione peraltro, quindi si dovete fare una stima allora nel 1892, solo questa stima aveva 118 facciate e 6 disegni. Questo è stato proprio, mi ha fatto venire in mente Maristella con il discorso dei documenti, sono stati essenziali per conoscere quali erano le condizioni nel 1892, anzi il 12 aprile 1892, le condizioni del Pedrocchi in quel momento, cosa c'era dentro, i nostri studiosi ne hanno fatto tesoro, anche perché
era stato molto modificato il Pedrocchi durante il periodo dopo la seconda guerra mondiale, è stato completamente cambiato tutta la parte della parte posteriore, soprattutto se voi ricordate c'è quella galleria con il vetrocemento sopra, è stato snaturato, è stata tolta l'offelleria che era la pasticceria e il ristoratore. È stata poi abbandonata anche la sala del biliardo, quindi è stato fortemente modificato in quegli anni. Tanto che poi rimase chiuso il Pedrocchi per diversi anni negli anni 90, fino al 1994, quando fu dato un incarico al professor Riva, insieme a Marisa Macchietto ed altri architetti padovani, di fare un restauro un pochino più consono, diciamo, per riprendere un pochino moltissime cose che. Ci sono tantissimi documenti delle modifiche interne, soprattutto al piano terra, che è stato modificato tantissimo nell'ambito proprio anche della distribuzione dei luoghi, a parte le sale principali. Insomma. Ecco, quindi è stato riaperto poi con i cambi di proprietà, perché appunto vi sono più che di proprietà, scusate, proprio di utilizzo degli utilizzatori che gestivano il locale, ed è stato così un po' come lo vediamo adesso, rimesso in pristino circa nel 1998. E, ritornando al service, la famiglia Kofler è molto nota, no? Vi ricordate qui in via Pile dei Bronzetti c'è ancora, ci sono dei ristoranti, delle pizzerie, ma lì c'era la loro fabbrica di profumi e creme. Il club utilizzò anche le competenze professionali all'interno proprio, incaricando l'ingegnere Giorgio Baroni di occuparsi del restauro, cioè di progettare il restauro, che era un restauro molto particolare. E poi la direzione dei lavori e i lavori verranno fatti da un altro socio, che era Silvio Bertoldo, titolare di una fermata, diciamo, ditta di costruzioni. Ecco. Parlando della sala, la sala, come voi sapete, molti di voi la conoscono, ci saranno stati sicuramente, è la sala più grande che troviamo al piano primo del Pedrocchi, è intitolato a Gioachino Rossini, c'è questo cartiglio che recita proprio Splendore e forza del canto italiano, è posta su questa balaustra che voi vedete poi anche lì sulla fotografia, è quella zona dove doveva stare l'orchestra, c'è quel grande tendaggio che è di cartapesta dorato che esalta un po' il trompe-l'œil per far sembrare più profonda la balconata, che invece è piuttosto stretta. Ecco, è una sala di tipo impero, cioè neoclassica, sostanzialmente decorata a stucco, ha questo soffitto bianco dorato con quelle quattro cetre ai lati che voi vedete, poi ci sono tutti quei puntini che vedete, sono api in ottone sbalzato che ricordano ovviamente il simbolo napoleonico. E poi ci sono altre particolarità, possono essere quelle 14 statuette che vedete che reggono la corona d'alloro, e gli specchi sono molto più recenti, di fatto sono, diciamo, molto più vicini a noi. E, che cosa dire di altro? Ecco, una particolarità, quei lampadari che vedete non sono autentici, anche quelli sono del 1850, quando è stato cambiato il tipo di illuminazione, quando si è arrivati al gas hanno cambiato anche la questione dei lampadari. Che cosa fece il club? Allora, la sala era ridotta piuttosto male, c'erano sfondamenti, acqua che era entrata, aveva danneggiato moltissimi dei marmorini, anche del basamentali, infatti lo vedete anche la fotografia, il presidente di allora che dalla prima cazzolata per togliere alcuni di questi elementi, fu restaurata il palco, le stoffe e tutti gli elementi anche minuti. Si riuscì in quella occasione anche a utilizzare una parte dei fondi per restaurare lo scalone nord, quello che porta sopra all'elemento. Tenete conto che la sala Rossini ha altre 8 sale intorno, per cui quella è la più grande, però ce ne sono molte, poi tutte decorate in maniera diversa, moresca, egizia, via via così.
quindi un elemento molto importante. Adesso sono passati diversi anni, ha di nuovo bisogno di essere restaurata, perché fra l'altro il Comune nel 2017 aveva tentato di fare una raccolta di fondi, anche lui con l'art bonus, questa situazione per poter poi raccogliere dai privati, perché con gli scarichi fiscali eccetera, è riuscito a tirare su 10.000 euro su 96, quindi non è riuscito a fare praticamente nulla in questo caso. Ecco, nella sala si riporta una targa che commemora l'avvenimento del nostro club, e dice: in questa sala il Pedrocchi, dedicata a Gioacchino Rossini, è stata degnamente ripristinata a cura del Rotary Club Padova per una mummifica e l'elargizione del suo socio Eugenio Koffler, onde onorare la memoria del fratello ingegner Guido, già assessore del Comune di Padova. Ecco, quindi c'è questa targa in memoria di questo service che io trovo molto bello, che comunque sarà perché fa parte un po' delle cose che crediamo, ma mi piace molto il discorso invece dei documenti, perché i documenti sono fondamentali per fare questo tipo di attività, sono unici. Grazie, scusate la lunghezza. Bene, adesso Angelo Gatta per uno dei service più duraturi nella storia del nostro club, perché è un service che è durato, se non sbaglio, almeno 7 anni. E visto che parliamo di un service che è stato svolto nel 2006-2007 per la prima volta, un saluto a tutti quelli che c'erano quel periodo e in particolare al consiglio direttivo di allora. E un saluto anche poi a tutti i presidenti che si sono succeduti negli anni successivi e che hanno contribuito e hanno portato avanti il service. Quando Paolo mi ha detto di presentare questo, ho accettato di buon grado, perché intanto ti riporta indietro negli anni, ma anche perché per me, questa era la presidenza del 2006, fu un'esperienza molto bella, nuova rispetto al mestiere che facevo, e ripeto, fatta insieme al consiglio direttivo di allora, che, in cui c'erano degli illustri soci, ne cito solo uno perché sennò il segretario era l'attuale presidente Emanuele Cozzi, ma poi c'erano, cioè, vedo lì il prefetto, vedo il tesoriere, insomma è stata una bella esperienza vissuta e fatta insieme. Ci tengo a dire, questo service è stato fatto insieme, coinvolto con tanti soci e tante persone. Qual è il motivo per cui è stato fatto? È stato fatto perché c'era il problema in quel tempo, ma c'è ancora adesso, importante dell'alcol nei giovani. Solo alcune diapositive velocissime, guardate, oh, come si torna indietro, ecco, e come si, c'è il puntatore è questo qui, ecco. Come vedete, questi sono dati europei, se guardate circa il 10% dei ragazzi fra 11 e 15 anni beve in maniera eccessiva, e questa percentuale a 16-17 anni arriva fino al 48%. Non solo si beve in maniera eccessiva, ma ci si ubriaca, e vedete che i ragazzi a 15 anni, quasi il 20%, ragazzi e ragazze, si ubriacano almeno una volta nell'ultimo anno. È una percentuale che poi sale, vedete, arriva fino al 50% a 19 anni. E nel Veneto vedete che non è da meno, è un problema molto importante. Qui si vede come fra le regioni italiane sia la terza posizione per questo ubriacarsi fino allo stordimento, questa modalità chiamata in anglosassone binge drinking in Italia, ed è un discorso molto grave, anche che porta anche spesso in ospedale. E allora è nato il progetto Che Piacere, e che evidentemente aveva lo scopo principale di fare prevenzione, ma non solo prevenzione, anche capire perché i ragazzi bevono, quali sono i fattori di rischio sottostanti, vedere se questo eccesso del bere era associato a particolari comportamenti psicocomportamentali o anche ad aspetti neurocognitivi particolari.
Il progetto fu effettuato, è stato fatto su basi scientifiche, perché aveva un gruppo di controllo accanto, e rispetto ad altri progetti di prevenzione che venivano fatti ma senza vedere i risultati, qui sono stati valutati gli effetti, i risultati e l'efficacia dell'intervento. Un'altra modalità caratteristica è stato che c'era un coinvolgimento attivo dei ragazzi, non era solo un'informazione, adesso non abbiamo il tempo per dire bene come si è svolto, però c'era un coinvolgimento attivo, non era solo un discorso di tipo informativo. È stato creato appositamente un gruppo di lavoro in cui c'era, per la maggior parte, erano soci del club, ma sono stati anche esperti esterni che hanno contribuito. Il progetto interveniva sui ragazzi, ma anche sui genitori e anche sugli insegnanti, che sono definiti appunto significativi rispetto agli alunni vicini. E poi è stato continuo, è stato un progetto continuo nel tempo, che è stato continuato insieme alle istituzioni e le forze sociali del territorio. Qual era questo coinvolgimento attivo? In due parole, perché non si riesce, evidentemente. Il coinvolgimento attivo era di, i ragazzi elaboravano uno spot pubblicitario alternativo, questo spot pubblicitario in classe, lo facevano nelle scuole, poi un'apposita giuria giudicava qual era lo spot migliore, e questo spot migliore veniva premiato. Poi i ragazzi facevano da attori e da registi per fare questo spot, che veniva poi mandato in onda a livello nazionale da Canale Italia. Poi ogni anno c'era un convegno sull'alcol, e durante questo convegno avveniva la premiazione della classe, del migliore spot. Vedete che è un progetto che è cresciuto nel tempo, qui sono le varie annate, e vedete che alla fine circa 20.000 ragazzi delle scuole sono stati arruolati per questo progetto, che ha coinvolto 581 classi, sia della scuola media inferiore che della scuola media superiore, e come vedete un'età media per la scuola media inferiore di 12,4 anni e di 15 anni per la scuola media superiore. C'è stato un coinvolgimento, e questa è un'altra caratteristica importante, un coinvolgimento delle istituzioni e delle forze sociali. Qui vedete c'è un lungo elenco che poi forse non è nemmeno completo. Vedete, si va dall'ufficio scolastico della Regione Veneta, Università di Padova, la provincia, il comune, la USL, la Riviera. E qui importante anche la società civile. E nell'ambito della società civile voglio sottolineare proprio la collaborazione con la Fondazione Epatos Gianella Forin, che ha dato un contributo importantissimo, presieduta da Michele, che non so se c'è o non c'è, da Michele Forin, perché è stato centro di coordinamento e di segreteria per la quale poi vedete altre collaborazioni. C'è l'ACI, qui c'è Sossano, e alcuni abbiamo sottolineo il Parco Scientifico e la Scuola Italiana di Design, che è quello che a cui è dovuto quel bel logo che avete visto, è collegato proprio a Massimo Malaguti, nostro socio, che ha fatto, che ha disegnato la Padova Fiere. Anche qui c'è Ferruccio Macola, in tutti quegli anni era presidente del Padova Fiere, ci ha ospitato alla fiera, e non solo ci ha ospitato, ma ci ha messo a disposizione anche l'ufficio stampa, quindi diciamo una collaborazione assoluta, vedete. E poi anche Giulia Assicurazioni, c'è Pegoraro, Massimo Pegoraro, ha dato un contributo importante per quanto riguarda gli aspetti legali, perché è stato registrato il marchio, sono stati visti tutti i problemi legali che c'erano nel fare questi spot e nel gestirli. Quindi è importante questo coinvolgimento delle istituzioni e della società civile.
Qui vedete alcune pubblicazioni, perché è un progetto che aveva una valenza scientifica, alcune pubblicazioni sono, ce ne sono ancora altre, queste alcune sono su riviste italiane, ma anche altre su riviste a diffusione internazionale, in cui veniva citato. Poi abbiamo avuto il riconoscimento da parte del Rotary International, qui è stato molto attivo il segretario di allora e l'attuale presidente, abbiamo avuto il Significant Achievement Award dal Rotary International, c'è stato questo collegamento che abbiamo già parlato, il service è stato ripreso e ripetuto da anche proprio delle istituzioni, il Comune di Bologna, l'assessorato al Servizio Sociale di Bologna ha ripreso il service, è stato fatto a Napoli dalla Fondazione Corsicato, il service è stato inserito fra le attività contro le tossicodipendenze fatte dal Comune di Padova e poi c'è stata una grossa sensibilizzazione sul problema per la popolazione. E come è stato fatto? Ecco, vi do solo un'idea della complessità del service. Vedete che è stato un video che è stato trasmesso nei monitor di 70 autobus della città di Padova, in giro, manifesti, tabelloni pubblicitari messi in giro per la città e in alcuni negozi del centro, qui c'è anche Bortolozzi. Ecco là con cui ci siamo collegati quel periodo, c'è stata una partecipazione per 4 anni all'Expo Scuola e poi varie trasmissioni televisive di vario tipo in cui si è portata appunto questa sensibilizzazione. Sono stati realizzati convegni durante la fiera campionaria di Padova, qui vedete proprio tutti gli anni, dal 2007 al 2013, sono stati fatti comunicati stampa, conferenze stampa, articoli sui quotidiani e insomma c'è stata una comunicazione importante con le istituzioni e con le scuole, insegnanti e via, e poi c'è questo spot televisivo nazionale. Qui faccio vedere solo alcune immagini velocemente, ci sarebbe ancora molto da dire, ma ecco qui vedete il tabellone per Padova mandato. Qui vedete i vari articoli di giornali locali che parlavano del nostro club e del service che abbiamo attuando. Qui abbiamo alla fiera di Padova presentato dove si fermavano a chiedere informazioni. Questo è all'Expo Scuola, e quindi è lo stesso con la partecipazione dei ragazzi che frequentavano l'Expo. Questo è, vedete, se si sbaglia qui è va via la sorpresa del futuro del dopo. questo è stato presentato, vedete, la popolazione sempre al Centro Culturale San Gaetano, congressi appunto in cui veniva invitata la popolazione, a cui si spiegava come funzionavano e come fare prevenzione. Qui siamo alla Fiera di Padova, qui sono delle immagini della fiera, vedete che questi convegni venivano con tutti i ragazzi delle scuole presenti. Qui vedete un'altra immagine e questa è una premiazione della scuola questa premiazione consisteva in un attestato ufficiale che veniva fatto, ma poi anche in qualcosa di utile, per esempio veniva fatto un iPad oppure venivano dati dei buoni da spendere i libri per la Feltrinelli oppure delle pendrive, vi faccio vedere, tutti avevano queste magliette con la scritta "che piacere", vedete, in vari colori, e queste erano una donazione di un nostro socio di Arcolin che aveva regalato tutte queste magliette tutto questo tempo, ecco. Qui è una formazione che è stata data da Michele Folin. Queste sono conferenze stampa, trasmissioni televisive e quindi per concludere, perché mi è stato raccomandato di stringere un po' i tempi, ecco, io penso che un service di questo tipo, ecco, sia stata una risposta importante e appropriata all'idealità rotariana di impegno sociale e soprattutto nei confronti dei giovani.
ha contribuito certamente al rafforzamento dell'identità del club, e questo è avvenuto, e questo ci tengo a sottolinearlo, perché veramente ci siamo divertiti tutti insieme, ma è stato coinvolto, c'è un coinvolgimento attivo da parte dei soci, e sono state messe in gioco le valenze professionali dei soci, che questa è la cosa secondo me importante, più che l'aspetto tante volte solo finanziario. C'è proprio coinvolgimento da questo punto di vista. Un'altra cosa importante che raramente succede nel club, hanno partecipato a questo progetto tutti i club della provincia di Padova, tutti i club della provincia e della provincia di Verona, ed è stato esportato anche a Bologna e anche al club di Cesena. Quindi diciamo a Napoli dalla Fondazione Corsicato, ecco, quindi diciamo ha coinvolto un po' tutti, e diciamo è stata una dimostrazione di anche come è possibile che il club faccia sinergia con le forze sociali e con le istituzioni locali, e questo io credo che sia una cosa anche questa molto importante e che caratterizza e che debba caratterizzare un club come il nostro. E l'altra cosa che sottolineo, ultima, è che è stato ripreso da tutti i presidenti degli anni successivi, quindi va tra virgolette un grazie, ma vuol dire anche questa è una novità, perché in genere ogni presidente, per forza di cose, è normale, no? Cioè, ma tutti i presidenti per 7 anni hanno ripreso questo service e portato avanti. Ecco, questo è quanto. Poi se qualcuno ha qualche curiosità, e io mi ricordo, saprò rispondere. Grazie. Bene, grazie Angelo. È un esempio dei service che durano nel tempo, ce ne sarebbero per nostra fortuna parecchi altri. Concludiamo questa esposizione dei service del passato, dopo ci sarà una piccola proiezione sul futuro, con un altro degli interventi significativi, perché sono interventi strutturali che contribuiscono alla realizzazione di iniziative che restano come patrimonio della comunità padovana. Ecco, è il service Down Dadi Santa Sofia. Ne parlano Stefano Rognini e Patrizia Tolotto. Grazie. Grazie. Sì. Sì, sì, dove vuoi. Allora, innanzitutto mi associo a quanto ha detto Maristella prima, cioè che è veramente bello ed emozionante fare i racconti di questo tipo in presenza dopo anni di monitor tristi e freddi. Ecco, detto questo, il mio compito stasera è quello di illustrarvi un po' la genesi di questo progetto, che per noi è un po' un cavallo di battaglia. E cerco di farlo molto brevemente, perché secondo me la parte più bella è parlare poi della parte legata al futuro, quindi a quello che sarà il futuro di questa struttura, la relazione che fa Patrizia dopo di me. Noi come fondazione abbiamo preso questa struttura incomodato dalla parrocchia di Santa Sofia, l'abbiamo presa. È proprio l'immobile di fianco alla chiesa di Santa Sofia. Abbiamo preso incomodato per 50 anni metà di questa struttura, perché nell'altra ci vive il parroco, e in qualche anno di ristrutturazione abbiamo rifatto sostanzialmente tutto. Doveva, esatto, sono rimasti i muri e poco anche di quelli. Dovevamo fare un piccolo intervento con dei canoni un pochettino più modesti, poi come in tutte le cose l'appetito viene mangiando, quindi abbiamo rifatto tutto, le parti strutturali, gli interni, gli esterni,
E mano a mano che il progetto andava avanti veniva fatto sempre con una qualità maggiore, perché abbiamo adesso una struttura con un design moderno di primo livello, dotato di domotica in tutto, e poi ecco, non svelo altro perché lo farà Patrizia dopo. Ecco, la foto in alto a destra è il piano mansardato. All'inizio, ecco, era così. Quindi abbiamo avuto questo contratto di comodato, abbiamo fatto la ristrutturazione, adesso la struttura è sostanzialmente finita, è stata consegnata in subcomodato alla cooperativa, che poi in futuro la gestirà facendo lavorare i nostri ragazzi. Ecco, tutto questo è costato qualche anno di problemi, di inconvenienti, di incidenti di percorso, lunghe attese, bussamenti alle porte e tutto il resto, ma insomma non c'è niente di nuovo. I problemi sono stati tanti, però li abbiamo affrontati e superati, perché l'obiettivo era veramente ambizioso e bellissimo, e sarà proprio, non so se il primo in Italia, però di questo livello credo il primo in Italia a impiegare veramente dei ragazzi con la sindrome di Down che ci lavoreranno realmente. La cosa è stata possibile con l'aiuto del parroco di Santa Sofia, un po' di tutta la parrocchia, perché poi con l'aiuto di tutta la parrocchia, perché poi, a parte il fatto che ci hanno voluto bene da subito, abbiamo ricevuto anche parecchi contributi anonimi che venivano consegnati al parroco, che ce li faceva avere, e per degli importi anche ingenti. Però ecco, personalmente volevo, anche se non è presente perché ha delle difficoltà fisiche importanti, il parroco è stato un elemento importantissimo. Lui per primo ci ha voluto bene da subito, è passato sopra anche lui a dei problemi, come dire, burocratico-amministrativi, perché aveva la volontà di andare avanti. E qui però devo anche ringraziare Francesco Mazzarolli e Alessandro Calegari, che lo hanno supportato, perché il parroco è tetraplegico, però è in grado di far tutto, ci ha veramente dato una mano enorme. Secondo ringraziamento ovviamente al club, perché questi progetti sono belli ma sono sempre molto costosi, e quindi il contributo sono stato io? No, c'è il suggeritore dietro. Il contributo economico è stato veramente prezioso. Ecco, io mi fermo perché veramente ci tengo a lasciare più spazio di quello che ci viene concesso a Patrizia, che vi racconterà quello che sarà il futuro roseo e bellissimo di questa struttura. Grazie. Ecco, io chiederei all'apparato tecnico se può mandare in onda questo velocissimo video, così fa un po' la storia, vediamo se riusciamo a comunicarvi subito con le immagini qual è anche il senso di questo progetto e di questa struttura. Thank you.
un po' un'emozione vederlo, no? Perché dopo tanti anni sapere che siamo arrivati finalmente a questo. Allora, cosa faremo in... non si chiamerà Daddy Rooms, tra l'altro, perché questa è la prima versione, adesso l'abbiamo dovuto cambiare perché alla regione non piaceva la parola Rooms, abbiamo dovuto chiamarlo Home, quindi si chiamerà Daddy Home. Ma non cambia molto, la sostanza resterà la stessa. Perché avere una struttura come questa? Non è che Padova aspettasse noi e che mancassero le strutture turistiche, ovviamente, anzi, ne abbiamo in abbondanza. Ma voi ormai ci conosciamo da tanti anni, ma due paroline su quella che è la nostra mission, che è quella di dare un progetto di vita alle persone con disabilità intellettiva, in particolare con sindrome di Down. Quindi dalla nascita creare quello che possa essere una vita il più possibile indipendente ed autonoma. E al di là delle case, perché a Santa Sofia abbiamo anche due appartamenti di residenzialità definitiva, bisogna pensare anche all'occupazione. Quindi per staccare da quella che è, diciamo, un approccio, quello che è un approccio assistenziale, pensare a delle opportunità davvero inclusive. L'aspetto turistico è quello che in genere piace molto ai nostri ragazzi. Diciamo che è anche qualcosa di semplice, perché rispetto ad altre mansioni qui si possono davvero spendere con una certa facilità, mantenendo però anche quel rapporto con le persone che incontrano. E da qui è nata allora l'idea di poter utilizzare questa struttura per far sì che siano loro all'interno a svolgere la maggior parte delle mansioni. Che cosa faranno quindi? Loro si dedicheranno alle colazioni, perché è una struttura di pernottamento e di colazione in tutto, quindi dal reperimento degli ingredienti, della spesa, fino alla preparazione. Voi vedete qua nel video, abbiamo simulato un po', no? Quello che può essere il momento tipico con il cliente, e poi ci sarà il riordino delle camere. Quindi, come spesso succede quando siamo in vacanza, ci alziamo la mattina, facciamo colazione, poi usciamo e nel frattempo c'è chi ci riassetta un po' e ci mette in ordine la camera. Queste saranno le loro mansioni. E poi, per quanto riguarda invece tutto l'aspetto più importante della sanificazione profonda, cosa importante in questo periodo, verrà fatta da delle agenzie specializzate, perché insomma non vogliamo essere un'esperienza che si connota, ma sì dai poveretti, dai cosa vuoi, arrivano fin dove arrivano, no? Accontentiamoci di quel che possiamo trovare qua. Vogliamo che davvero, e spero che sia passato anche nel video, vogliamo che davvero sia una struttura che un ipotetico cliente può scegliere, perché ci trova quello che ci deve essere in una struttura dove vai a pernottare, dove vai a far colazione. Questo un po' adesso vedete, no? Il cambio di prospettiva dagli ambienti di prima a quelli che sono adesso. Questa è la grande sala, sala colazioni, e una delle camere. Ci sono anche delle opere fatte dai ragazzi, tipo i quadri. Quella è un'altra camera. Vedete che siamo riusciti, adesso non si vede in queste foto, ma c'è una parete non solo in camera ma anche nella sala colazioni, dove è uscita una precedente struttura, perché questo di fondo era un convento del 600. Non è rimasto niente del convento, perché ci sono passati tutti, Napoleone compreso, che ci ha messo di tutto di più, come anche nella chiesa di Santa Sofia. Però ci è piaciuto poter lasciare quell'arco, perché molto probabilmente pare fosse una parte del convento del chiostro, ci hanno detto. Quindi ne abbiamo trovate proprio due. Abbiamo speso un capitale provando a darci di tutto di più perché non perdesse polvere, ma ne perde comunque, è vero? Ecco, vedo che mi conforta in questo. Ci sarà motivo in più per pulire poi la mattina. Ecco, questo... qui poi vedete anche una lavagna. Vi faccio notare che quella lavagna l'abbiamo recuperata dalla mia scuola, perché sono lavagne dismesse, perché adesso arrivano tutti i monitor, no? Allora siamo riusciti a recuperare anche quella.
che poi ci sta perché è anche un elemento così anche d'arredo. L'arredo che qui si vede, non si vede tantissimo, ecco, in queste foto, le foto rendono quello che possono rendere. Abbiamo avuto un architetto che ci ha aiutato in questo gratuitamente, ci ha aiutato anche a reperire i mobili e quindi c'è sicuramente, lo dobbiamo ricordare, il suo piglio, insomma, ecco, il suo estro creativo. Poi spero che nessuno sia architetto qui tra voi, perché ci ha dato anche di che pensare. Eccolo qua. Diciamo che cioè, a volte si pensa più all'aspetto estetico, no? Che non all'aspetto pratico. Comunque, diciamo che adesso ci ritroviamo con qualche problemino perché non sappiamo dove mettere le cose. Però è tutto molto bello. Un dettaglio. Abbiamo quintalate di attrezzi che non sappiamo dove mettere, ma da qualche parte poi troveremo. Magari Don Giorgio ci aiuterà ancora. Ma comunque sto scherzando, come siamo felici di come sia uscito il tutto. Il senso comunque profondo, voi l'avete capito, al di là di dare un'opportunità ai ragazzi. Certo che se noi avessimo pensato di spendere quello che stiamo spendendo, perché io tutti i giorni qua sto facendo bonifici, ma mi pare una cosa così bella, telefonino, ta ta ta, fatturina di qua, fatturina di là, 1000 di su, 1500 di là, 2000 di qua, piante, fiori, c'è sempre qualcosa. Non avrebbe avuto senso spendere, io penso che ormai sforeremo i 650.000 euro in totale, non bastano, per dare risposta lavorativa a 3-4 ragazzi, no? Sarebbe stato anche qualcosa di antietico, diciamo, nei confronti dei nostri enti. Quindi questi ragazzi che adesso avete visto comunque nel filmato sono i primi che si cambieranno negli anni, perché questa struttura vuole essere una struttura di preparazione, ossia un luogo dove un po' tutti possano provarsi, possano imparare, possano mettersi alla prova e anche vedere se questa è la loro strada, se questo è la loro professione, ma poi noi dovremo essere in grado di prepararli per poter uscire in altri ambienti dove trovare altre occupazioni, in modo tale che questo diventa un po' un volano, capite? E di volta in volta noi contiamo di fare dei cicli da 2 a 3 anni per dare la possibilità poi a tutti i ragazzi che escono dalla scuola superiore di potersi provare qui dentro. Pensiamo anche, speriamo che questo sia l'occasione, l'opportunità per creare anche delle collaborazioni interessanti, importanti, e con le scuole, perché in uscita spesso per una persona con disabilità è molto difficile capire che cosa ci può essere dopo. Bene o male la scuola è il primo elemento, diciamo, di normalità che incontra un bimbo, un bambino, un ragazzo, un adolescente, un uomo, perché poi a 19, i nostri escono a 19-20 anni, insomma abbiamo un uomo, non abbiamo un bambino e delle donne. E quindi avere delle possibilità dove poter provare ed imparare un qualcosa che ti serva nella vita poi lavorativa, o semplicemente anche trovare delle occupazioni che non hanno, perché non sempre abbiamo possibilità lavorative al 100%, però ti permette di imparare qualcosa, di trovare poi piccole, grandi, vere occupazioni in quella che sarà poi la tua vita adulta. Mi permetto solo di ricordare che questo è l'aspetto turistico che vogliamo, diciamo, esplorare, ma già come cooperativa Vite Vere noi abbiamo una filiera che abbiamo messo in piedi che riguarda il laboratorio e poi il negozio, e che vede i ragazzi essere creatori un po' di questi oggetti. Abbiamo questo atelier creativo, appunto, che poi vengono messi in vendita. So che molti di voi anche a Natale spesso vengono a fare i propri regali nel nostro shop di Tencarola.
In questa maniera allora l'offerta lavorativa comincia ad essere più ampia, perché possiamo dare una risposta da un lato a chi ha più questo vezzo, diciamo, artistico, che è molto presente, forte, soprattutto nella disabilità intellettiva. Ma in questo modo vogliamo anche dare risposta ad altre esigenze, perché ovviamente il fatto di avere un problema, di avere una disabilità, non vuol dire che qualsiasi cosa debba essere quella giusta per te. Anche loro hanno i loro gusti, le loro inclinazioni, e quindi è giusto che abbiano una rosa il più varia possibile e che non ci sia, insomma, solo una possibilità. Quindi sicuramente noi con questo speriamo di trovare delle possibilità lavorative in esterno, perché questo è il nostro obiettivo. La cooperativa deve essere un passaggio, se possibile. Poi quello che è la vera sfida è trovare una sistemazione esterna che ti permetta appieno di vivere una vita nel mondo. E questo è la loro grande gioia. Io prima li guardavo, perché chiaramente noi li conosciamo uno per uno, no? E così mi dava una certa emozione vederli, perché molti di loro li conosco da quando sono nati, e vederli adesso con questo piglio, no? Con questa padronanza di sé, no? Ecco, essere padroni della propria vita, essere in grado di autodeterminarsi una vita, questo è il grande obiettivo, no? Quello che sempre abbiamo cercato di perseguire, grazie anche a una persona come Stefano, che ci ha dato la sua disponibilità per la fondazione, che è quella che ci aiuta a sostenere i vari progetti. Ecco, quindi dal weekend del 18-19 marzo noi apriremo. Ci voleva una guerra per farci aprire, ma apriremo. E poi, se tutto va bene, il 14 maggio faremo la grande festa di inaugurazione. Allora lì sarà una grande festa nella parrocchia e con la comunità della parrocchia. Grazie. Bene. Grazie. Con questo intervento abbiamo concluso questo excursus brevemente rappresentativo dei tanti service. Io non ho fatto un conto, ma a spanne più di 300 service questo Rotary li ha fatti a servizio della comunità in questi anni. Adesso ci proiettiamo sul presente e sul futuro, perché tra poco ci parla Roberto Guggia di una proposta di service distrettuale, ma per il presente ci parla il past presidente Roberto Paccagnella sul service sul Parco Europa, con un'idea, diciamo, che mi sembra interessante. Bene, ringrazio il Presidente per darci occasione di dire due parole sul service che è nato l'anno scorso e in seguito all'iniziativa del Comune di Padova Alberiamo la città. Però noi come Rotary abbiamo voluto utilizzare le competenze professionali del club, e quindi non solo una dazione di denaro, ma anzi un progetto autonomo, diverso, in cui si crea una parte del Parco Europa come parco tematico, quindi con delle piante autoctone, con un percorso particolare, con dei pannelli esplicativi. Quindi si fa formazione anche e soprattutto per i giovani o chi frequenta il parco, che in questo caso è frequentato anche da molti studenti universitari, perché c'è il ponte che lo collega al Piovego. A giorni stiamo partendo proprio con l'appalto dei lavori, quindi c'è stata, grazie al nostro architetto Ghirlanda, la capacità professionale di proporre un progetto, di appaltarlo, di creare un capitolato e di stipulare una convenzione col comune, cosa non facile, perché dialogare con gli enti pubblici non è semplicissimo come procedura. E come ultima cosa, pensavamo, in modo da, siccome la manutenzione la garantirà il comune, non noi, di promuovere una adesione in cui adottiamo una pianta, cioè chi vorrà adottare una pianta dedicandola a una persona che non c'è più, oppure un giovane parente, potremo acquistare una targhetta mettendo il suo nome, e quindi nel tempo ci sarà anche l'interesse da parte di qualcuno di andare a vedere queste piante che crescono, e quindi in un certo senso di monitorare il proseguo di questa parte del parco. Basta, lascio la parola a altri.
Grazie Paolo. Buonasera a tutti, ben ritrovati, mi associo al piacere di ritrovarsi tutti insieme a parlare a voce invece che davanti a uno schermo. A me è l'arduo compito di concludere questa spiacevole serata e di tenervi ancora per 10 minuti, speriamo prima delle 11, all'ultima chiacchierata, anche se devo dire, Presidente, che l'attenzione questa sera è stata messa duramente alla prova, non dalle piacevoli presentazioni, ma da quella torta alla crema a 4 strati con cui sto cominciando a litigare, e quindi spero di tenervi attenti e in ascolto per ancora 10 minuti. Me la metti a schermo intero, Giovanni? Grazie. Rotary per il lavoro. In effetti il service è un service che è nato tanti anni fa, sotto la quando era governatore Roberto Xausa, quindi siamo nel 2013, ed era un service dedicato, c'è il telecomando, scusate, grazie, era un service dedicato alla idea di finanziare con iniziative di microcredito, noi lo chiamavamo infatti progetto microcredito in club, aziende neonate, start-up o aziende in difficoltà finanziaria. Faccio un rapidissimo scorso storico per capire in che periodo eravamo. Il 2013 era appena finito o era ancora in corso la crisi mondiale del credito, Lehman Brothers è crollata nel 2009, avevamo la crisi europea, Mario Monti era venuto al governo nel 2011, se non ricordo male, 11, e il nostro Draghi nel 2013 aveva cominciato il quantitative easing, cioè tutte iniziative per tenere in piedi un'economia che stava crollando in quel periodo. Il Rotary aveva deciso di costituire un fondo di garanzia per poter finanziare imprese in difficoltà. Questo fondo di garanzia dava da 10 a 25 mila euro a piccole iniziative per cercare di agevolare la parte di avvio o di salvare aziende in crisi. Il service era seguito da Roberto Scatolini, se non ricordo male, e da Menzi per il nostro club, e in effetti nei suoi 7-8 anni di esercizio non ha avuto un successo strepitoso. Sono arrivate al club, anzi al distretto, 65 domande, di queste 19 finanziate, 7 non sono andate avanti, e il totale del denaro finanziato per queste iniziative è stato di 337 mila euro. E questo parziale successo, perché comunque 12 iniziative sono andate avanti, ma parziale insuccesso perché in 7-8 anni in effetti 12 aziende hanno goduto di questi benefici, ha fatto riflettere il distretto, che ha cambiato filosofia. Invece che aiutare le aziende con sostegno finanziario, l'idea è quella di aiutare le aziende con il sostegno della nostra professionalità, cioè utilizzare le conoscenze, le competenze e le professionalità dei rotariani per aiutare le aziende che sono start-up o aziende in difficoltà. In effetti nell'annata 2020 con Vianello la proposta è stata quindi di cambiare il modello. Anche qui vorrei un attimo contestualizzare il periodo storico. Siamo in pieno Covid e vi spiego perché c'entra il Covid. Perché nascono iniziative che non sono più a carattere imprenditoriale, nascono molte iniziative con finalità sociali, quindi il business è diverso ed è ancora più piacevole per noi aiutare aziende che sono finalizzate ad aspetti sociali, e in più è cambiato anche il modello di business. Vi ricordate tutti che abbiamo fatto per 2 anni conviviali via Zoom, grazie all'impegno di 2 soci qua presenti, Alessandro e Giovanni. Credo che non abbiamo perso neanche una conviviale grazie ai sistemi informatici, che hanno fortemente pesato sulle nuove iniziative imprenditoriali. Quindi modelli imprenditoriali nuovi che si basano su concetti diversi, vi ricorderete forse aziende padovane a sostegno degli anziani che non possono uscire di casa per fare la spesa, cioè iniziative che poco hanno a che fare con il business ma che hanno a che fare con la cittadinanza. E Il distretto quindi intende aiutare questi modelli di business con un format diverso, perché si è reso conto che l'insuccesso del service precedente era dato dal fatto che gli imprenditori, i neo imprenditori, hanno poca esperienza nell'utilizzare bene il denaro.
tipicamente la startup è un'iniziativa geniale di un imprenditore geniale che ha una buona idea, però non ha mai governato un'azienda, quindi non sa bene come usare i soldi. E molti dei soldi che sono stati dati alle aziende startup non sono stati usati per creare correttamente la gestione del business. L'idea è quindi di affiancare alle aziende, ai futuri imprenditori, un mentor, cioè una persona che di azienda ne capisce, che di imprenditoria ne sa e che aiuta le aziende a usare meglio i soldi che all'inizio della vita dell'azienda servono per sviluppare correttamente il business. Questa è l'idea del distretto. Il mese scorso, il 15 di gennaio, il distretto ha riunito tutti i presidenti delle commissioni progetti in una conference Zoom, ovviamente, e ha presentato questa iniziativa a tutti noi presidenti con la preghiera di darne diffusione ai soci. Ed è quello che sto facendo oggi, cioè stiamo facendo un'operazione distrettuale di diffusione di questa nuova iniziativa che inizia adesso ed è almeno triennale, quindi si parla di un service distrettuale di minimo 3 anni, ma forse di più, che ha come obiettivo principale quello di mettere insieme le competenze dei soci con le esigenze di nuove aziende, nuove start-up. Come? Prima di tutto facendo una mappatura delle competenze, cioè cercando di capire a livello distrettuale quali competenze ci sono nei club, mappare queste competenze, inserirle in una piattaforma informatica che si chiama Virgilio, che tra poco vi presento, e valutando quali e quanti di noi si rendono disponibili ad aiutare imprese neonate. Fase A. Fase B, invece, mappare sul mercato, sul territorio, le neoaziende e cercare di unire la domanda con l'offerta, cioè capire quali sono le aziende che hanno bisogno delle nostre competenze e presentare noi soci a queste aziende. La connessione tra le aziende e i mentor è responsabilità delle commissioni progetti, quindi il distretto ha formalmente incaricato le commissioni progetti nel svolgere questa operazione di unione, di link tra la domanda e l'offerta, e si aspetta il distretto a breve una conviviale per ogni club interamente dedicata alla discussione e alla presentazione di questo service. Questa sera non c'è il tempo per entrare in tantissime domande che durante la riunione del 15 gennaio sono arrivate nella Zoom, eravamo in 56 presidenti, quindi eravamo in tantissime persone, e è solo una comunicazione veloce per farvi conoscere questa iniziativa che, essendo pluriennale, avrà un decorso molto lungo. Io chiedo anzi al nostro presidente Emanuele di identificare e trovare con il prossimo l'incoming presidente una serata da dedicare a questo tema, perché è una richiesta del distretto che ci ha fatto il distretto durante l'incontro, e quindi in qualche modo dovremo soddisfare la sua richiesta. Gli strumenti per eseguire, per completare questo progetto sono fondamentalmente due: la piattaforma Virgilio, anche questa non è un'iniziativa di adesso, perché questa piattaforma nasce quasi 20 anni fa nel Milanese, e la piattaforma Virgilio, che è un'associazione di volontari rotariani, è un'esperienza, è un esperimento che c'è da tanti anni come sistema di aiuto, di mentorship, di guide per startup fatte da volontari del Rotary, e le associazioni del territorio, che sono oltre al Rotary, oltre al distretto, la Camera di Commercio in primis, il Comune, la Provincia, che saranno invece gli enti che identificheranno le aziende startup e che con loro in qualche modo creeranno il link tra noi rotariani e le esigenze del territorio. Qui permettetemi un'ultima slide a carattere quasi personale, perché questo tema io lo conosco bene, perché l'azienda che io ho fondato ormai 22 anni fa è esattamente il primo spin-off dell'Università di Padova, anzi dico è, ma devo dire era, perché qualcuno se la ricorderà la legge Gelmini del 2010, quando la Gelmini ha cominciato a in qualche modo sollevare la potenziale incompatibilità tra la carriera universitaria e la carriera industriale o la carriera libero professionale,
e il mio socio nel 2017 è uscito dall'azienda proprio per problemi di incompatibilità tra università e attività privata, e quindi nel 2018 abbiamo perso lo status di spin-off. Però io ricordo molto bene le difficoltà della nostra partenza nel 2001, quando avrei voluto avere un commercialista, un avvocato, un consulente del lavoro, che non avevamo, perché avevamo una bella idea imprenditoriale ma non sapevamo distinguere un problema legale da un problema di un aspetto del consulente del lavoro. E quindi capisco molto bene la necessità di queste aziende di avere un supporto professionale nell'avvio del business. Un dato interessante: l'Università di Padova ha sfornato 2 spin-off nel 2021, 3 spin-off nel 2020, quindi si parla di numeri relativamente piccoli che noi, semplicemente con i 5 club di Padova, con i 6 club di Padova, con cui ci siamo già incontrati prima di questa serata per parlarne, possiamo tranquillamente soddisfare le richieste, perché sono 2-3 aziende all'anno, noi siamo qualche centinaia di persone. Obiettivo quindi semplicemente oggi informarvi di questa iniziativa, ma a breve la Commissione Progetti avrà il compito di in qualche modo interrogarvi, trovarvi, stimolarvi, sapere chi è disponibile, farvi iscrivere alla piattaforma e iniziare questo rapporto con il distretto per aiutare queste nuove imprese territoriali. È un'operazione di sviluppo del territorio ed è una delle linee fondamentali del Rotary International, proprio lo sviluppo economico del territorio. Se avete qualche domanda, visto l'ora tarda, spero di no, però se avete qualche domanda sono qui, e se no lo vedremo alla riunione. Grazie. Bene, io restituisco il microfono al Presidente e abbiamo finito. Grazie. Ringraziamo Paolo e tutti gli amici per le bellissime presentazioni. Prima di chiudere la serata, un paio di comunicazioni. La prima è che oggi appunto è il 73° anniversario del nostro club, ma ieri era la festa della donna, e quindi su brillante idea della Nicoletta Mazzarolli ho il piacere di offrire a ciascuna delle nostre ospiti questa sera, di offrire a ciascuna anche delle nostre socie, una rosa per ciascuno a questo tavolo. Grazie Nicoletta per l'idea. E la seconda comunicazione, non meno importante, vi ricordo che la prossima settimana abbiamo finalmente l'occasione di avere con noi Don Dante, che è, come voi sapete, il direttore del QAM, e il QAM è il nostro servizio strutturale dell'annata, e quindi vi ricordo che alle ore 20 ci sarà una conviviale dove siete tutti attesi, e sarà anche l'occasione per avere un interclub con il Sor Optimist, e interverranno anche alcuni soci dei club che hanno partecipato a questo service che, come voi sapete, sotto la regia di Roberto Busetto e Michele Forin, stiamo in questo momento interagendo con un club in Sierra Leone per un Global Grant Rotary. Detto ciò, grazie ancora e buona serata a tutti voi.